numeri. Bello. Sono tutte diverse, chiaramente non ha le finestre perché appunto le case hanno l'apertura verso l'interno una volta. E guardate gli archi, questi sono tipici di queste architetture, e così come le decorazioni sopra le porte, vedete? Che una volta c'era la corte che non era male, e poi anche intorno. Questo ha due piani, quindi grande, con il solario. C'è la boutique e la galleria della Sonoderma. E sono sempre, espongono sempre artisti medio orientali. Ricorda il Marocco, eh? Sì. Marrakesh, ricorda gli hotel, sì, sempre... sì, sì. Riyadh, Riyadh. È un po' diverso, però sì. Un po'. Sì. Molto curato sempre, poi vengono anche gli hotel qua. Questo è il caffè di fronte, si pagano quelle delle perle, si avvano 5 dirham, ti offrono il caffè arabo col dattero. Dovrei dare. Cioè, caffè con il caffè arabo, sapete che è diverso dal nostro caffè completamente. È una bevanda che sa un po' di caffè, fatta col cardamomo e lo zafferano. Molto digestiva. Ecco, se dopo si è mangiata il nostro caffè. Questa è la caffettiera tipica del caffè arabo, si chiama Dalla, come dice Dalla, però con l'H finale. Dalla. No, 2,50 €. Sì. Guarda che caratteristica. Mi ha colpo che ho aspettato. Vero, ma qui chiuderanno un'ora di più. Perché la sera non è stata. Sono tutte bianche.